Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve ragazzi, in questo primo video di giornata di questo caldissimo mercoledì 7 agosto 2024 ci dobbiamo ricollegare necessariamente al video che ho fatto ieri pomeriggio, video in cui vi parlavo di come Oaktree si pone di fronte a un club, perché Oaktree è un fondo, come detto, speculativo, quindi un fondo che naturalmente fa degli investimenti ma vuole recuperare i soldi quanto prima, quindi naturalmente vi ho spiegato un attimino qual era la mossa di Oaktree. E puntualmente ragazzi vado su Calcio Finanza e trovo un articolo che ci parla della condizione di Marotta da presidente e delle regole che mette dall'alto proprio Oaktree e che sono da seguire, quindi sono tassative per i dirigenti dell'Inter, naturalmente Marotta comprese. Quindi ragazzi, praticamente andando a stringere, Marotta è tenuto a guinzaglio da Oaktree. Ne parliamo naturalmente insieme diffusamente nel dettaglio in questo video, ma prima di tutto, come al solito, vi chiedo un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale gratis, se non l'hai ancora fatto iscriviti appunto cliccando sul tasto iscriviti. È fondamentale ragazzi per un canale come questo di controinformazione avere più persone possibili che diciamo sono iscritte al canale, quindi spingono questa protesta facendo salirne i decibel, sarebbe importantissimo, quindi l'iscrizione è fondamentale, così come detto il like per la circolazione del video, fondamentale anche la condivisione dei contenuti sui vostri social, condivideteli a manetta con tutte le persone che possono essere interessate a sapere queste notizie che come detto sono di controinformazione, quindi difficilmente andrete a sentirle in televisione, in radio oppure sui giornali primari. Come detto Calcio e Finanza è un sito specifico che è costretto a riportare queste notizie, altrimenti ne farebbe volentieri a meno, quindi likeate, iscrivetevi, condividete e soprattutto azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale. Ma veniamo a noi ragazzi ed andiamo ad analizzare questo articolo di Calcio e Finanza che naturalmente ci ha dato spunto per questo contenuto, ci ha dato spunto per un'ulteriore riflessione. La prima cosa che si dice è che Beppe Marotta, come d'abitudine, e lo sappiamo già perché era successo anche con Steven Zang, quando la banca aveva chiesto praticamente di pignorare lo stipendio di Zang per potersi rifare dei debiti dello stesso Zang, che aveva in Cina con la China Construction Bank, l'Inter aveva dichiarato che non dà lo stipendio al presidente, praticamente non viene mai pagato lo stipendio al presidente e quindi neanche Beppe Marotta riceverà un compenso per essere presidente. In compenso lo stesso Marotta riceve 1.800.000 euro a stagione per il suo ruolo da amministratore delegato e direttore generale dell'area sport. Quello che però è importante ragazzi non è questo, ma sono dei paletti, dei limiti che ha praticamente imposto Oaktree e che, come ho scritto nella copertina, praticamente mettono il guinzaglio a Marotta, perché Marotta deve necessariamente attenersi a determinati paletti oltre il quale deve chiedere il permesso ad Oaktree, che può naturalmente rifiutarsi e quindi può impedire ad una trattativa di andare in porto, se non lo ritengono, se ritengono che questa trattativa non rispetti i crismi di economicità che Oaktree vuole imporre all'Inter. Perché come vi ho spiegato nel video di ieri, l'obiettivo primario di Oaktree è cercare di portare l'Inter il più vicino possibile ad una sostenibilità, di azzerare quanto più possibile i debiti e di recuperare quanto più possibile il denaro investito prima di vendere la società. Questo è quello che da sempre fa un fondo, ma andiamo nello specifico a capire come si può muovere Beppe Marotta. Ricordiamo che Beppe Marotta viene confermato come amministratore delegato dell'area sport, così come Antonello viene confermato come amministratore delegato dell'area corporate. Però Beppe Marotta può condurre delle trattative con una firma congiunta appunto proprio con Antonello
solo ed esclusivamente entro il limite di 20 milioni. Cioè, quindi lui non può spendere in una trattativa di mercato più di 20 milioni, anche con firma congiunta con Antonello, senza poi andare da Oaktree e chiedere l'assenso. Cioè, praticamente Marotta ha libertà di azione entro i 20 milioni, può prendere praticamente giocatori vecchi in scadenza di contratto, giocatori da 4 soldi. Ma tutto questo vale fino a un certo punto, perché voi mi direte, vabbè, Beppe Marotta è bravo, diciamo. Naturalmente questa cosa non vale solo per le trattative di mercato, vale anche per i compensi che vengono dati, diciamo, ai procuratori per comprare i giocatori a parametro zero, quindi non si può andare oltre i 20 milioni di euro. Diciamo che l'Inter in questi anni ha arricchito un bel po' i procuratori con, diciamo, bonus alla firma, ecco, andando a comprare tanti parametri zero. Il problema è che c'è un altro paletto fondamentale, che è quello dei 10 milioni lordi di stipendio annuale. 10 milioni lordi di stipendio annuale vuol dire uno stipendio di poco superiore ai 5 milioni. Quindi Marotta ha libertà di dare uno stipendio di poco superiore ai 5 milioni, ma non può andare oltre. Vi faccio un esempio: Marotta non può andare a trattare Federico Chiesa senza che Oaktree dia il suo assenso, a meno che Chiesa non decida improvvisamente di accettare meno di 5 milioni andando all'Inter, ecco. Cosa che mi sembra impossibile, visto che ne guadagna 5 alla Juventus e ha rifiutato il rinnovo per un anno ulteriore alle stesse cifre, prima poi di diventare appunto un caso di mercato e finire quindi sul mercato. Ma allo stesso tempo non può rinnovare Lautaro Martinez senza il permesso di Oaktree, non può rinnovare Barella, non può rinnovare Mkhitaryan, non può rinnovare Çalhanoğlu. Insomma, ragazzi, non può fare niente senza il consenso di Oaktree. Ciò, ragazzi, porta ad una riflessione fondamentale. Praticamente Beppe Marotta non è più quello che comanda, perché con Zang ha avuto carta bianca, però che poi Zang non pagava nessuno, quindi tu potevi promettere 10, 8, 18, 27, 33 milioni, tanto alla fine Nisma, soldi a nessuno e via a ratelare. Ma Beppe Marotta ha avuto sempre pieno controllo dell'area sport, ha sempre comandato lui il mercato dell'Inter, adesso invece deve sottostare. Quindi Beppe Marotta, praticamente, pur essendo presidente, anche avendo avuto una promozione, paradossalmente perde i suoi poteri, perché praticamente è depotenziato. E quindi, ragazzi, come vi ho detto più volte, probabilmente Oaktree sfrutterà Marotta, i suoi agganci politici, i suoi inciuci, ancora per qualche tempo, ma sta preparando la strada per farlo fuori. Ragazzi, del resto è sempre stato così, tranne l'Inter è un caso a parte, perché quando arriva una nuova proprietà porta con sé dei nuovi dirigenti. Naturalmente molto più potere di Marotta, quindi potere limitato, avranno i due emissari di Oaktree, gli stessi che andarono qualche mese, praticamente Cano e l'altra, la signora di cui mi sfugge il nome, Catherine qualcosa, che sono stati gli stessi che sono andati poi a parlare appunto con Gravina, con Abodi e probabilmente con loro caro amichetto, nonché azionista di minoranza, presidente del Senato La Russa. Quindi praticamente, ragazzi, come detto, Marotta ormai è un burattino che può svolgere sostanzialmente atti di ordinaria amministrazione, spese che non comportano esborsi troppo alti, ma appena si va fuori dai paletti, appena bisogna fare una spesa che è considerata straordinaria, perché un acquisto da oltre 20 milioni, che poi non è manco straordinario, parliamoci chiaro, ragazzi, oggi con 20 milioni chi ci compri in Serie A? O che compri un vecchio, quindi un ultra trentenne, e lo compri per 20 milioni, oppure per 20 milioni ci compri un ragazzo che non si è ancora affermato, perché 20 milioni non compri praticamente nessuno. Quindi lui può svolgere queste operazioni, ed anche a livello di parametri zero deve attenersi ai giocatori sotto i 5 milioni. E tutti sappiamo che i parametri zero puntano ad arrivare a questo, così come sta facendo praticamente Chiesa alla Juventus, almeno nelle sue intenzioni ci sarebbe quello, proprio per poi monetizzare di più
avendo la squadra che lo va ad acquisire la possibilità di non pagare il cartellino all'altra squadra, può dare qualcosina in più a livello di stipendio. Ma se lui ha un limite di 5 milioni, capirete bene che anche quella che è la sua arma segreta, perché poi Marotta è stato sempre furbo ad andare a rompere le scatole un pochino alle altre squadre ed essere bravo a prendere i giocatori a parametro zero. Cosa che invece da questo momento Beppe Marotta potrà fare solo entro i 5 milioni senza, diciamo, il consenso di Oaktree. E sappiamo bene che l'obiettivo di Oaktree non è certo la vittoria, ma la vittoria è un obiettivo collaterale. L'obiettivo principale di Oaktree resta comunque, appunto, cercare di pareggiare il bilancio, cercare di rendere questa squadra autonoma economicamente, quindi di non doverci mettere più neanche un soldo e di dover ripianare i debiti. Sarà difficile perché l'Inter ha un botto di debiti perché in tanti pensano al bond, ma l'Inter ha anche tanti altri debiti, anche con il fisco. Cioè l'Inter è una squadra che deve pagare davvero un botto di debiti. Parliamo praticamente di oltre 1 miliardo di debiti, non a caso, ragazzi, non a caso. E quindi naturalmente loro cercheranno di rendere questa squadra, questa società, più sana possibile prima di poterla rivendere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Massima condivisione di questo video, fondamentale, ragazzi, fondamentale, perché tutte le cazzate che ci raccontavano gli interisti di un Oaktree pronto a fare spese folli, un Oaktree che gli avrebbe aperto le porte del paradiso, top player, ragogò, sono evidentemente cazzate, adesso lo sanno pure loro, però adesso è troppo facile. Noi ve l'abbiamo detto prima e meritiamo, appunto, di avervelo detto prima. Come vi abbiamo detto prima che Beppe Marotta probabilmente è agli sgoccioli nel rapporto con l'Inter. E vedrete che sono convinto che questo rapporto tra Beppe Marotta e l'Inter non durerà ancora molto, perché non so fin quanto Marotta accetterà di essere, diciamo, il cagnolino da guardia di Oaktree. Questo in questo momento è tenuto al guinzaglio come un cagnolino. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus, è un bel intermerda che per cominciare la giornata, ragazzi, un bel mercoledì non guasta proprio mai.